Buongiorno a tutti, ci prendiamo qualche minuto di tempo per permettere a tutti i partecipanti di accedere. Io sono Claudia Salvi, la coordinatrice dello Europe Direct Roma Innovazione ospitato presso il Formez PA. Vi ringrazio per esservi iscritti numerosi all'evento La Panchina Rossa, quindi l'Unione Europea e la lotta alla violenza di genere. Volevo prima diciamo di cominciare anche ringraziare gli Europe Direct che hanno collaborato a questa iniziativa, anzi direi che lo Europe Direct di Siena ha promosso questa iniziativa e poi ha coinvolto noi e lo Europe Direct di Trapani. Quindi chiedo la cortesia ad Angelita Campriani e a Marta Ferrantelli di collegarsi così che noi possiamo vederle. No, Marta Ferrantelli ancora non è entrata. Quindi Angelita, ecco, ti volevo ringraziare appunto perché ci hai proposto questa iniziativa che per noi è molto interessante perché questo è un tema per noi molto caldo e quindi è importante diciamo, concentrare l'attenzione su questo tema. Ufficialmente voglio ringraziare lo Europe Direct di Siena, sia nella persona di Angelita Campriani, ma anche del professor Montini, per tutte le belle iniziative che ci hanno promosso, che ci hanno proposto nel corso del 2020. E vi anticipo che nel corso del 2021 prevediamo di organizzare ancora più iniziative insieme, proprio perché abbiamo visto che hanno avuto comunque un grosso successo. Ora, volevo anche ringraziare però lo staff dello Europe Direct, quindi chiederei dello Europe Direct Roma Innovazione, chiederei alle mie colleghe Stefania Mulas, Marta Samic, Giorgia Gasparro e Raffaella Scordino di apparire in video. Perché anche per farvi capire che lo staff per questo evento è stato uno staff tutto al femminile. Abbiamo Stefania Mulas, che è la nostra fata, noi la chiamiamo la fata perché è quella che materialmente ci permette di collegarci tramite questa piattaforma, che non è una delle piattaforme più semplici da utilizzare. Chiedo a Raffaella Scordino che veglia su tutti noi un grande grazie di cuore perché se non ci fosse lei saremmo sempre eternamente nel caos. Giorgia che ormai è il nostro pezzo forte dello Europe Direct Roma Innovazione perché è da anni che ci aiuta e sostiene nelle iniziative. E poi abbiamo l'ultimo arrivo che è Marta Samek che ha cominciato con noi quest'anno ma ormai è entrato subito nello spirito dello Europe Direct. Quindi vi ringrazio ancora per questo. Ora volevo dire solo due parole su quelle che saranno le prossime iniziative. Abbiamo ancora il 27 novembre alle ore 9:30, abbiamo un altro appuntamento importante, sempre con l'Università di Siena. Abbiamo un webinar che si chiama La voce dei cittadini, restituzione degli esiti della consultazione pubblica sul Soteo. Questo evento è la fase finale di un percorso che abbiamo cominciato a fine ottobre, dove abbiamo appunto aperto una consultazione con i cittadini su quello che è il loro pensiero sul discorso della von der Leyen che è stato fatto al Parlamento europeo lo scorso 16 settembre. Quindi è stata una riflessione e sarà una riflessione perché abbiamo raccolto i vostri questionari e oltre ai questionari ci sono state anche moltissime proposte. L'Università di Siena, nelle persone del professor Montini e del professor Pasquinucci, esamineranno questi risultati, un po' per vedere appunto quali sono stati i vostri pensieri e così poter restituire anche questi risultati a Bruxelles. Interverrà poi nuovamente la dottoressa Claudia De Stefanis, che invece ci parlerà del programma di lavoro 2020-2021, e anche il dottor Calaprice, che invece ci parlerà dell'ultimo Eurobarometro su quelle che sono le preoccupazioni principali dei cittadini in questa fase di pandemia. Un altro appuntamento è previsto per il 4 dicembre, dove invece presenteremo gli strumenti finanziari del Next Generation EU e anche un accenno alla programmazione 2027 per quello che è, diciamo, le notizie disponibili allo stato attuale. Poi volevamo informarvi di un'iniziativa di cui purtroppo non abbiamo ancora la pagina, ma sarà disponibile nei prossimi giorni, che si terrà il 10 dicembre, sulla
sulla pace. Questa è un'iniziativa che è stata promossa dall'Università di Siena e dove noi siamo, diciamo, partner dell'iniziativa. Quando avremo ulteriori dettagli, li metteremo poi disponibili nei vari siti web, nelle piattaforme e così via. Questi sono i link per poter visualizzare la pagina dedicata alla consultazione pubblica, dove appunto potete vedere il lavoro che finora abbiamo svolto su questo tema. Una cosa importante, e volevo parlarvi un attimo del nostro sito web, europa.formex.it. Vi volevo chiedere una cortesia. Se siete interessati a seguire le nostre iniziative e quindi a ricevere nella vostra mail gli inviti relativi alle nostre iniziative, webinar e anche a tutti gli altri eventi che organizziamo, vi chiederei cortesemente di iscrivervi sulla pagina europa.formex.it dove c'è scritto iscriviti alla newsletter. Questo perché per motivi di tutela della privacy noi non possiamo utilizzare gli elenchi dei webinar per gli inviti, ma possiamo soltanto utilizzare il mailing disponibile all'interno di questa sezione, perché per potervi iscrivere alla newsletter voi dovete dare il consenso per l'utilizzo della vostra mail. Quindi cortesemente, se siete interessati a seguirci su tutte le nostre iniziative, iscrivetevi a questa mailing list, così che noi poi potrete ricevere gli inviti direttamente al vostro indirizzo di posta elettronica. Sempre su questo focus web, poi trovate molte altre informazioni, le notizie diciamo dell'ultimo minuto, ma anche varie banche dati, la banca dati dei bandi scadenza, degli eventi organizzati non solo da noi, ma anche da tutta l'altra rete degli Europe Direct, ma anche eventi organizzati dalla Commissione europea sulle varie tematiche. E in più abbiamo in linea la banca dati programmi comunitari dell'attuale periodo di programmazione, ma anche abbiamo messo in linea un'anticipazione di quelli che saranno gli strumenti finanziari per il prossimo periodo di programmazione, che attualmente sono solo in fase di bozza, ma che poi renderemo definitivi man mano che questi strumenti verranno adottati dalla Commissione europea. In più, nel box rosso in basso trovate il nostro account Twitter e molto di recente abbiamo aperto anche un nuovo canale YouTube, dove tra l'altro potete trovare le registrazioni dei webinar organizzati in precedenza. Un'altra informazione, sempre sulla pagina dedicata all'evento, quella che avete utilizzato per iscrivervi oggi, troverete tra qualche giorno sia le presentazioni che saranno fatte nel corso della giornata, ma troverete anche il materiale, la registrazione del webinar, che sarà sempre disponibile su questa pagina per una fruizione anche a posteriori. Quindi siamo a vostra disposizione, contattateci attraverso la mail e se non sarà possibile incontrarvi direttamente in presenza, noi vi incontriamo online mandandovi il link a questa piattaforma e quindi dedicandovi del tempo online. Altri focus web che noi aggiorniamo sono anche quello dedicato ai programmi comunitari.formex.it e poi ne abbiamo, in realtà alimentiamo anche un altro focus web del Formex dedicato all'innovazione digitale, che è appunto igov.formex.it, e sempre in questa pagina vedete indicato anche l'indirizzo del nostro canale YouTube. Quindi io mi fermerei prima di passare la parola al professor Francesco Frati, che è il magnifico rettore dell'Università di Siena. Volevo ringraziare sia i rettori dell'Università di Siena e successivamente interverrà anche il rettore Cataldi dell'Università per gli Stranieri di Siena. E volevo poi ringraziare tutti i relatori che hanno aderito per partecipare a questa giornata. Quindi, cortesemente, se può collegarsi il magnifico rettore dell'Università di Siena, quindi attivare la webcam e il microfono così che lui possa cominciare la sua relazione. Buonasera, mi sentite? È in linea il professor Mi vedete anche? Sì, Perché ora la ho la sentiamo. web sempre Buongiorno, attiva. professore. Non so se però mi vedete.
Non la vediamo, però la sentiamo. Quindi se vuole un attimo provare a disattivarla e riattivarla, altrimenti può cominciare a parlare perché comunque la sentiamo. Esatto, finestra. Ecco, ora la vediamo. Buongiorno a tutti, Buongiorno, grazie. rettore. Grazie per la possibilità che mi date di partecipare a questo webinar. Grazie a tutti voi che vi impegnate, alla rete degli che hanno deciso di impegnarci a fondo in questa giornata molto particolare, che mi pare stia avendo un grande risalto, un crescente risalto negli anni, diciamo anche nel panorama del nostro paese. Credo sia molto importante il tema che trattiamo, lo è per questioni di principio e lo è tragicamente anche per questioni di attualità, inclusa l'attualità che anche in queste ultime ore, di cui anche in queste ultime ore sentiamo dei resoconti sulla stampa, sui quotidiani e sui media. Sembra quasi strano per chi come noi sogna un mondo dove non ci sia discriminazione e non ci sia violenza, che dover ricordare anche con iniziative di questo tipo che invece è necessario sensibilizzare l'opinione pubblica su argomenti come questi. Però evidentemente, come sempre succede, se sentiamo noi tutti il bisogno di dedicare una giornata apposita al tema del contrasto alla violenza sulle donne, evidentemente questa necessità c'è sempre. Ed è, devo dire, una sconfitta della nostra civiltà, del nostro mondo, della nostra società, una sconfitta di noi anche che abbiamo un ruolo all'interno di istituzioni che si occupano di formazione, che si occupano di cultura, che si occupano di educazione, perché poi alla base c'è, io credo, soprattutto un deficit educativo, un deficit formativo, c'è un ritardo e evidentemente anche un'incapacità di essere in grado di formare i nostri ragazzi dall'elementare fino all'università, facendogli vedere insopportabili in un paese o in una società che ama definirsi civile. Quindi benvengano queste iniziative, benvenga il risalto che esse hanno, perché maggiore è la consapevolezza, maggiore è la probabilità che questa evoluzione culturale e sociale riusciamo a portarla a termine. E ovviamente sarà portata a termine solo quando non sentiremo più parlare di violenza sulle donne, solo quando non sentiremo più parlare di femminicidi, solo quando non sentiremo più parlare di violenza domestica, solo quando non sentiremo il bisogno di sensibilizzare tutti ad un tema che speriamo essere diventato parte integrante di ognuno di noi. Io vorrei sottolineare, a me fa molto piacere che al programma siano presenti anche colleghi dell'Università di Siena. In questi ultimi anni abbiamo cercato anche di contribuire a questa straordinaria evento di formazione, a questa straordinaria, non perché sia eccezionale, ma perché è, ahimè, aggiuntiva rispetto alle nostre normali attività di formazione. Abbiamo aggiunto anche alcune iniziative, penso al Master in Codice Rosa, di cui immagino si parlerà successivamente, che rappresenta il nostro piccolo contributo per formare
professionisti che siano preparati a percepire i segnali di un malessere prima che questo malessere venga denunciato o prima che questo malessere rischi di sfociare in atti di violenza poi irrimediabili. Dalla riflessione possono uscire anche altre iniziative e credo che noi saremo attenti ad ascoltare e a valutare eventuali altre proposte che ci possano consentire di contribuire ancora meglio. Noi abbiamo una fortuna, lo dico sempre, e una grande responsabilità che sono legate allo stesso aspetto ed è la possibilità di avere a disposizione un panorama una platea con cui abbiamo un filo diretto, che sono i nostri studenti, che ha lo straordinario pregio di essere rappresentativa di quelli che saranno in futuro i decisori politici, amministrativi, gli adulti di domani. E questa è ovviamente una nostra fortuna perché con i nostri ragazzi noi abbiamo un filo diretto, ma è anche una nostra responsabilità perché dobbiamo essere sempre consapevoli del tipo di messaggi che mandiamo. E in questo io credo che noi come operatori dell'università, non come rettori, saluto l'amico rettore delle università straniere, professor Piero Cataldi, che si è collegato, a cui darò la parola tra poco anche per il suo saluto. Sapete che con lui abbiamo condiviso anche in questa specifica occasione, assieme a molte altre occasioni di condivisione, l'iniziativa della Panchina Rossa che vuole dare ancora un altro segnale. Permettetemi però di chiudere questo messaggio di saluto sottolineando una coincidenza a cui ho fatto caso soltanto questa mattina. Oggi 25 novembre, oltre ad essere appunto la giornata internazionale contro la violenza sulle donne che conosciamo bene, oggi è anche Santa Caterina d'Alessandria, che è patrona dell'Università di Siena. Oggi è il giorno in cui si celebra Santa Caterina d'Alessandria. Allora, Santa Caterina d'Alessandria ha una storia molto particolare, anche con qualche lato oscuro. Secondo la cronaca, la leggenda, la tradizione, Santa Caterina d'Alessandria fu uccisa e quindi diventò martire dai pagani nel suo tentativo di promuovere la religione cattolica, nel tentativo di convertire al cristianesimo una parte, diciamo così, dell'allora impero romano. E allora l'imperatore ne ordinò la condanna a morte e fu condannata. Qualche studioso ha invece legato la storia di Santa Caterina d'Alessandria alla storia di un'altra donna, Ipazia, la quale fu anch'essa oggetto di un martirio, fu anch'essa uccisa, ma per il motivo opposto. Ipazia era una filosofa, una matematica, verrebbe da dire una scienziata, usando un termine dei nostri giorni, che fu in realtà invece uccisa da fanatici cristiani, che la consideravano pagana e che di fatto condannarono a morte, ne eseguirono la morte. Ora, al di là della storicità dei due eventi e del fatto che effettivamente si possa creare un collegamento tra Santa Caterina d'Alessandria e Ipazia, ammesso che fossero davvero la stessa persona, quasi con un rapporto ribaltato. Io voglio sottolineare che anche questa doppia situazione, questo doppio martirio, se lo vogliamo considerare come tale, in qualche modo potrebbe rappresentare la straordinaria eterogeneità, varietà e per questo ricchezza del mondo femminile. Due persone che hanno subito, una di queste è ricordata in questo giorno, questa sorte terribile di essere lapidate
per ciò che loro pensavano, per il loro pensiero, in un caso anche per la loro fede. Mi verrebbe da dire sono state soggette oggetto di violenza perché manifestavano il proprio pensiero e perché sono state punite da chi evidentemente temeva il pensiero libero e forse ancora di più il pensiero libero di una donna. Ecco, io credo che da questi due esempi dobbiamo trarre l'insegnamento che il pensiero libero va difeso con tutte le nostre forze e ancora di più va difeso quando questo pensiero libero è espresso da una donna. Un pensiero a tutte le donne vittime di violenza, un saluto a tutti voi e un saluto al collega Pietro Cataldi che potrà anche lui porgere i saluti a nome dell'Ateneo che ha l'onore di dirigere. Grazie ancora. Grazie mille, quindi chiedo al collega appunto Cataldi, magnifico rettore dell'Università per Stranieri di Siena, perfetto di collegarsi. Prego, rettore, può cominciare. Chiedo cortesemente di stare nei tempi perché abbiamo poco tempo a disposizione. Grazie, sarò brevissimo. Mi unisco alle parole del rettore Frati, che ringrazio come sempre anche di questa collaborazione e coinvolgimento che è molto importante, credo, per la città e per i due Atenei, senz'altro per quello che dirigo. Io vorrei, nella brevità, aggiungere col mio saluto la riflessione sulla nostra responsabilità quotidiana, la responsabilità di tutti noi, nel fornire anche in modo del tutto involontario e inconsapevole una qualche forma di legittimazione alla violenza che le donne subiscono, perfino cominciando anche senza accorgersi, nei gesti inavvertiti, a crearne le premesse, le radici, l'humus. Ogni volta che si faccia una riunione di soli maschi, una volta che si fa, ogni volta che si faccia un convegno, una tavola rotonda in cui ci sono solo maschi, ogni volta che la sicurezza degli uomini sia rafforzata, scherzando, ridendo di donne. Che è una cosa molto diversa. Ridere insieme va sempre bene perché vuol dire siamo uguali. Ridere di scherzare su qualcuno invece implica una differenza e rafforza la sicurezza di chi ride, di chi è complice a danno di qualcun altro, in questo caso non casualmente delle donne. Non dobbiamo dimenticare che questi sono i modi in cui abbiamo ereditato il grande modello patriarcale, che è un modello che fonda molte civiltà, incluse quelle che abbiamo più care, sul meccanismo del rapimento, no? Del ratto e dello stupro. Gli stessi romani hanno nel ratto delle Sabine, come sappiamo, uno dei loro momenti fondativi. Non dobbiamo dimenticare che la nostra letteratura, io insegno letteratura, tra i suoi grandi modelli, Angelica che fugge nell'Orlando Furioso, inseguita da uomini che vogliono stuprarla, Clorinda uccisa da Tancredi al centro della Gerusalemme liberata, nel nostro romanzo nazionale I Promessi Sposi, un esempio straordinario del modello del romanzo di stupro, romanzo cosiddetto di stupro, di cui la Pamela di Anderson è uno dei modelli europei. Lucia deve sfuggire allo stupro di Don Rodrigo. Ecco, noi non dobbiamo essere complici di questo neanche nei nostri piccoli gesti quotidiani, nella nostra piccola organizzazione quotidiana, ma dobbiamo sapere che abbiamo una pesante eredità sulle spalle, che smaltirla non è punto facile né per le donne, tantomeno per le donne, ma neanche per gli uomini che vogliono provarci e collaborare con le donne in questa azione di civiltà. Importante quindi una giornata così, un'iniziativa così. Grazie, lascio la parola. Grazie a lei, Rettore. Ora passerei la parola a Claudia De Stefanis, che è responsabile della comunicazione della rappresentanza in Italia della Commissione europea, che ci aprirà, diciamo, un po' una panoramica su quello che l'Unione europea sta facendo per contrastare la violenza sulle donne. Prego, Claudia. Grazie a tutti. È confortante ascoltare le parole dei due rettori.
Ringrazio gli organizzatori, ringrazio le due università per questa iniziativa della Panchina Rossa che appunto ci spinge proprio a mantenere accesa l'attenzione su questo tema. Ed è vero che il 25 novembre sta diventando sempre di più in tutta Italia un appuntamento importante, no, per puntare i riflettori sul diritto delle donne di vivere sicure, di vivere libere dalla violenza. Dal punto di vista dell'Unione Europea, l'Unione Europea sicuramente è uno dei posti migliori al mondo per vivere, per le donne, per nascere e per vivere. Se guardiamo le statistiche, dei paesi per parità di genere, sui primi 20 paesi al mondo, 14 sono paesi dell'Unione Europea. Eppure tanto ancora si deve fare. L'Unione Europea ha una sua agenzia che è l'Istituto Europeo per l'Uguaglianza di Genere, che ha sede a Vilnius e che ogni anno, realizza un indice dell'uguaglianza di genere che tiene conto di tanti diversi fattori, il lavoro, il tempo, il denaro, la conoscenza, la salute. E quest'anno lo ha pubblicato ad ottobre e questo indice viene realizzato sia per i singoli paesi e sia come Unione Europea nel suo insieme. L'Unione Europea nel suo insieme ha totalizzato 67,9 su 100, e mezzo punto in più rispetto all'anno scorso, il che significa che per raggiungere la parità ci vogliono ancora 60 anni. Questo tanto per dare qualche numero che può essere significativo. E purtroppo la forma più brutale di disuguaglianza di genere è proprio la violenza, che anche se ci pensiamo bene è una violazione dei diritti umani ed è la più frequente, la più diffusa nell'Unione Europea ed è la meno denunciata. Le cifre, i dati sono dati allarmanti, anche se sono dati non recenti e probabilmente sottostimati. Circa un terzo delle donne, nel corso della propria vita nell'Unione Europea ha subito una violenza fisica o una violenza sessuale, il 55% molestie sessuali. Se le donne subiscono violenze, per un quinto è per mano del partner. E poi si stanno sviluppando delle nuove forme di violenza, online, molestie online, soprattutto ai danni delle adolescenti, ai danni delle ragazzine. Questo è il quadro. E proprio per questi motivi, quest'anno a marzo, la Commissione europea ha deciso di adottare una strategia per la parità di genere 2020-2025, che è il primo tassello dell'Unione dell'Uguaglianza, che è un'iniziativa fortemente voluta dalla Presidente von der Leyen. E questa strategia per la parità di genere ha proprio l'obiettivo di eliminare la violenza, di eliminare le discriminazioni sessuali e di eliminare le disuguaglianze strutturali nel rapporto uomo-donna in modo da permettere a tutti, uomini e donne, di avere pari opportunità di realizzazione personale. Questo è l'obiettivo. Ma il punto fondamentale di questa strategia è proprio liberare le donne dalla violenza. E lo strumento principale per farlo sarebbe l'adesione dell'Unione Europea alla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Questa convenzione è stata firmata da tutti i Paesi membri, ma è stata ratificata soltanto da 21 Paesi e non c'è accordo in Consiglio per arrivare all'adesione da parte dell'Unione Europea. Ed è importante perché questa convenzione consentirebbe anche di considerare come reati alcune fattispecie. L'Italia ha già ratificato questa convenzione, ma a livello di Unione Europea siamo indietro e soprattutto addirittura si registra qualche passaggio indietro perché recentemente c'è stata la decisione del Parlamento ungherese di non ratificare la convenzione e proprio recentissimamente la Polonia ha deciso di ritirarsi dalla Convenzione. E allora la Commissione europea ha deciso di inserire nel programma di lavoro per il 2021 un'iniziativa legislativa che praticamente arrivi a degli obiettivi analoghi a quelli voluti attraverso l'adesione alla Convenzione. E quindi in particolare includere la violenza contro le donne e alcune forme di violenza di genere, tra cui per esempio le molestie sessuali, tra i reati riconosciuti dall'Unione Europea, quindi gli eurocrimini a norma dell'articolo 83 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Questo è il panorama e in questo panorama si è innestata purtroppo la pandemia da coronavirus che ha creato sicuramente un'ulteriore fragilizzazione delle donne. Chi ha perso il lavoro sono soprattutto le donne. E chi si è trovato a casa con i figli sono soprattutto le donne, ma soprattutto c'è stato un aumento dei casi di violenza domestica,
E infatti un'impennata in tutta Europa dell'aumento di richieste di aiuto da parte delle donne in una situazione comunque di isolamento e quindi di difficoltà anche a chiedere aiuto. L'Istituto Europeo per l'Uguaglianza di Genere ha realizzato uno studio per vedere quali misure sono state adottate dai vari paesi e praticamente tutti hanno fatto in modo di considerare come servizi essenziali i servizi di assistenza alle donne vittime di violenza. Anche perché insomma con tutte le questioni collegate alla necessità di fare la quarantena effettivamente diventava complicato poter garantire l'accessibilità di questi servizi, ma questo è stato fatto praticamente in tutti i paesi. In alcuni paesi si è fatto qualcosa di più, per esempio in Spagna sono state coinvolte le farmacie con una parola d'ordine per permettere alle donne di chiedere aiuto in maniera molto semplice e praticamente in tutti i paesi sono state avviate delle campagne di sensibilizzazione. C'è però il problema, come al solito, della denuncia. Le donne non denunciano, hanno paura di ritorsioni, non si fidano delle forze dell'ordine, a volte non hanno consapevolezza dei propri diritti. E la Commissione ha deciso quest'anno di lanciare anche una strategia per i diritti delle vittime che contiene una parte relativa alle vittime di violenza di genere. Proprio perché è necessario assicurare un ambiente in cui le donne si sentano protette e possano comunque sentirsi sicure di denunciare. Questo è un punto fondamentale. Altro aspetto fondamentale è chi assiste alle violenze, perché c'è una radicata percezione che la violenza domestica soprattutto sia una questione privata nella quale non bisogna interferire. Assiste a scene di violenza, episodi di violenza, violenze, tende a non intervenire per paura di peggiorare le cose o perché forse non capisce completamente la situazione oppure non ha fiducia che poi succeda qualcosa e che quindi si intervenga. E si è visto a livello europeo che le campagne di sensibilizzazione servono in particolare ad assicurare che i potenziali testimoni possano intervenire segnalando, facendo la cosa giusta, quindi sentendosi comunque di fare la cosa giusta. E questo è un altro punto determinante. Sicuramente quindi aspetti legati alla protezione delle vittime, aspetti legati all'intervento contro i responsabili dei reati, ma poi c'è il terzo grande punto. E sono contenta che sia stato già accennato alla questione della prevenzione, che significa cambiare i modelli di comportamento, significa cambiare anche le parole utilizzate. E io volevo concludere parlando di tre strumenti che la rappresentanza e la Commissione europea sta utilizzando in questo ambito. Il primo è proprio l'educazione, perché l'abbiamo sentito dire, prevenire è anche educare alla parità di genere. Educare allo sviluppo di relazioni non violente, questo va fatto fin da giovani. La rappresentanza in Italia della Commissione europea ha deciso di aderire ad una iniziativa, una campagna di Amnesty International Italia, che si chiama Io lo chiedo, che prevede tra l'altro una guida per i docenti per sviluppare un percorso educativo che porti a una cultura del consenso consapevole, questo nelle scuole secondarie di secondo grado, proprio per educare i ragazzi. Da subito ad avere delle relazioni paritarie. Primo punto. Secondo punto, la prevenzione è anche la rappresentazione mediatica. Prevenire significa intervenire anche su ciò che è un linguaggio discriminatorio, su comportamenti discriminatori e sugli stereotipi di genere, perché questi umiliano le donne. Ne abbassano le aspettative e sì, costituiscono il terreno fertile poi perché si instauri una violenza di genere. E credo che l'abbiate visto in questi giorni, perché la RAI ne sta parlando, ma ne ha parlato anche il Presidente della Repubblica, Mattarella, di un'iniziativa che la Commissione europea ha lanciato, No Women, No Panel, senza donne non se ne parla, per fare in modo che nei convegni, nei dibattiti pubblici, compresi i dibattiti televisivi, sia sempre assicurata un'equa rappresentanza del genere. L'altro punto importante però è anche come si parla delle violenze e dei femminicidi, cioè è necessario che vengano raccontati correttamente, con parole giuste, come dice Nanni Moretti, le parole sono importanti. Ecco, non è pensabile, ai nostri giorni che un femminicidio diventi un dramma della gelosia o che un omicida sia considerato come un innamorato respinto. Questo è qualcosa sul quale dobbiamo ancora lavorare.
Terzo punto sono le iniziative di sensibilizzazione, come quella della panchina rossa. La panchina rossa è importantissima perché le vittime di violenza, le donne vittime di violenza sono spesso vittime di rimozione, invece la panchina rossa è visibile, ci impone di vedere, ci impone di non rinunciare a vedere. Per le donne vittime di violenza è un simbolo che lì c'è un tessuto sociale pronto a ricevere una richiesta di aiuto. E la rappresentanza, nel suo piccolo, e con questo concludo, ha deciso di lanciare un'iniziativa di sensibilizzazione questa sera, quindi alle 21, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della rappresentanza Europa in Italia. Avremo uno spettacolo con due artisti del calibro di Neri Marco Re ed Edoardo De Angelis per parlare di questi temi tra parole e musica, e saranno accompagnati dalle parole di Dacia Maraini, Daniela Brancati e del nostro capo rappresentanza Antonio Parenti, perché riteniamo che per combattere la violenza, di violenza si debba parlare. Io con questo vi ringrazio e auguro un buon lavoro a tutti. Claudia, grazie mille per questa finestra sull'Europa. È triste sapere della mancanza, della non ratifica da parte dell'Ungheria e della Polonia, quindi di un passo indietro che stiamo facendo nella ratifica della Convenzione di Istanbul. Ancora i dati di stamattina sono che una donna ogni 3 giorni viene uccisa in Italia. Questi sono dati comunicati dal telegiornale stamattina, quindi vediamo che il problema è ancora molto grosso, è presente anche in Italia, ma non ci dimentichiamo anche tutte le altre violenze collegate che avvengono nel resto del mondo relative alle mutilazioni genetiche, alla posizione della donna in alcuni paesi. Quindi l'elenco è lungo, non è soltanto problema di femminicidio, ma ci sono tante tematiche che vanno affrontate. Ti ringrazio molto per questo intervento. Lascerei ora la parola alla dottoressa Vittoria Doretti, che è responsabile della rete regionale Codice Rosa della Regione Toscana, che rappresenta un po' una buona prassi in Italia perché è il primo sportello concreto di aiuto alle donne che sta promuovendo la Regione Toscana. Prego, dottoressa, professoressa Doretti, si cortesemente si collega attivando la webcam e il microfono. Non la vedo in linea, ci sono problemi, se qualcuno mi sa dire qualcosa. Al limite, se ci sono problemi, passerei all'intervento successivo da parte dell'attrice Cristiana Dell'Anna, che molto probabilmente tutti voi conoscete, che ci parlerà del movimento Me Too, l'esperienza nel campo del cinema e del teatro, e anche del progetto Women Writers Round the Table. Allora, Cristiana, cortesemente, comincia tu prima di passare la parola alla dottoressa Doretti. Salve, salve a tutti. Allora, immagino mi sentiate, vi vediate, io vedo tutto. E dunque, allora, io partirei probabilmente da una parola che mi sta particolarmente a cuore, che è la parola identità, con la quale praticamente ho sempre a che fare dal momento che faccio l'attrice, quindi vestendo maschere diverse ho la possibilità di analizzarne varie di identità. A me sembra, per riagganciarmi al movimento Me Too, mi sembra che forse vorrei volgere quasi una critica al movimento Me Too, che è quello dell'avere una sorta di mancanza di identità forte. In che senso? Questo chiaramente è legato alla mia esperienza personale. Trovo che sia troppo facile, come dire, distruggere un movimento del genere, distruggendo l'identità femminile. L'arma finale che è rimasta nelle mani degli uomini, passatemi questa terminologia, è quella dell'assimilazione agli uomini. Un'identità forte delle donne non può basarsi, come mi è capitato anche di leggere in qualche commento che ho potuto seguire qui nella chat, non può essere basata semplicemente su fattori naturali, ma l'identità è un'identità sociale. Se non si riesce a stabilire, a stabilirla, bisogna rifondarla. E noi donne credo che abbiamo bisogno di farlo in maniera molto più accurata.
trovo che nel movimento MeToo ci sia una corrente che lo rovina, che è un maschilismo intrinseco nelle donne che non vedono questa differenza. Tant'è vero che a me è capitato in più occasioni di dovermi confrontare non tanto con la discriminazione fatta da un uomo verso una donna, verso di me, verso la donna, ma da una donna verso una donna, senza creare supporto, senza creare unione, gruppo, quindi sostegno vicendevole. Ovviamente, come dire, questa è diventata poi successivamente per me una necessità in ambito lavorativo, e cercherò di essere breve perché gli interventi sono tantissimi. È diventata una necessità in ambito lavorativo, tanto che mi sono resa conto che tutto quello che mi veniva proposto non era mai incentrato o molto raramente incentrato sull'analisi dell'identità della donna, del ruolo della donna nella società contemporanea, nella società moderna. Tutto il materiale che mi veniva offerto, che mi viene offerto, ho avuto la fortuna di interpretare personaggi interessantissimi, erano però comunque sempre collaterali, satellitari ad un racconto pressoché incentrato su figure maschili. E tanto che a un certo punto ho pensato, forse devo cominciare a scrivermi le cose da sola, perché ci sono troppi personaggi, ma nella stessa storia del nostro paese, interessantissimi, che non vengono nemmeno guardati. Non lo so, mi viene in mente un'Eleonora Duse piuttosto che una Pimentel Fonseca. Voglio dire, ci sono personaggi veramente che hanno fatto la storia del nostro paese e dell'Europa, ai quali non si accenna nemmeno, che sarebbero dei passaggi fondamentali forse per risviluppare un'identità femminile. E da questa esigenza è nato poi il progetto del Women Writers Roundtable, che credo sia uno un modo per, ecco, sopperire a quella mia necessità, ma anche alla necessità che abbiamo tutte di capirci un po' meglio, di vederci un po' con una lente di ingrandimento, con un'analisi un po' più approfondita. Ed ho immaginato, scorrendo le slide si potrà vedere, io, perdonatemi, ma purtroppo datemi dei versi e faccio salti mortali, fatemi fare un PowerPoint e ho un po' di difficoltà, quindi se non è proprio bellissimo mi perdonerete. Ma è abbastanza semplice. Quindi l'idea è di raggruppare donne, possibilmente scrittrici, possibilmente da vari paesi dell'Unione Europea, 12 possibilmente come 12 paesi fondatori, anche se ahimè, Brexit mi ha spezzato il cuore, visto che io sono di formazione britannica, ho studiato in Inghilterra, 12 donne che riunendosi una volta al mese, portando la loro esperienza e i loro racconti, possano confrontarsi l'une con le altre, una volta al mese in maniera pubblica, quindi accessibile a tutti, possano confrontarsi attorno a un tavolo per creare, come prodotto finale, 12 storie, prettamente, per lo spettacolo, quindi per il teatro o per la televisione o per il cinema. Immagino che un tavolo del genere possa avere quindi la voce di donne di tutti i tipi. Quindi parliamo la voce delle minoranze come le LGBTQ o immigrate, donne immigrate che possono raccontare che cosa significa aver lasciato il proprio paese per venire in Europa. Donne dal nord al sud, ve lo dico da donna meridionale, perché ovviamente le discriminazioni sono di genere come geografiche. E avendo in comune due cose, quindi un territorio comune, l'Europa, che le possa raccontare, e soprattutto una cosa che a me sta particolarmente a cuore, che è il lavoro delle donne per le donne, quindi quel senso di gruppo e di appartenenza di cui l'identità ha bisogno, quindi di un contenitore del quale l'identità ha bisogno, che è quello del gruppo, dell'appartenenza ad un gruppo. Ora, immagino che anche che un tavolo del genere possa avere, debba avere una guida di volta in volta, di mese in mese, di incontro in incontro. E non posso che immaginare a personaggi del mio mondo di appartenenza, ma non solo, quindi estratti da diversi
background culturali, che possano essere una Ina Modia, che non so se avete mai sentito, una cantante francese, anche lei attivista straordinaria, una Katy La Torre che adesso si sta sentendo sempre di più. Immagino personaggi di un certo spessore culturale, ma estratti da qualsiasi background, che abbiano voglia di guidare i vari incontri. Per poterli approfondire al meglio, per non cadere in stereotipi, per non finire con il raccontare sempre le stesse cose, affinché alla fine il risultato finale sia quindi un numero di scripts, di copioni, effettivo, tangibile, che si possa utilizzare, che aumenti, ecco qui ritorna la necessità mia di interprete, ma non solo mia, anche delle mie colleghe. E di chi guarda e quindi di chi si può immedesimare nei ruoli che raccontiamo, perché il cinema, come il teatro dall'epoca dei greci, voglio dire, è analisi e reinterpretazione della società in cui viviamo. Quindi che aumenti il numero di ruoli di donne, e quindi dia la parola sullo schermo o in teatro alle donne, che è ancora molto scarsa, e in fondo poi con 12 incontri possa, in effetti possa risultare in uno spettacolo, come dire, io lo chiamerei un TV format, ma in effetti è uno spettacolo che potrebbe essere accessibile a chiunque attraverso i canali di YouTube o comunque streaming di qualsiasi genere, che ultimamente sono estremamente popolari. Questo ovviamente non è la fine del progetto, perché poiché come stiamo facendo adesso, creandoci uno spazio in cui parlare della virtù femminile, in cui, come dire, supportarci a vicenda usando il remoto, possiamo anche, come dire, sfruttare questo nel progetto stesso. Immaginavo che le scrittrici si potessero incontrare in ogni momento, in ogni momento che loro volessero, scusate, ma ogni tanto penso anche in inglese, per poter discutere e portare avanti tra di loro i vari copioni e avere ulteriore materiale di discussione per fare in modo che il risultato finale possa essere poi raccolto in un website accessibile a produttori che a questo punto non lo vogliono far rimanere soltanto un pezzo di carta, ma abbiano del materiale effettivo pronto allo sviluppo per poi vederlo sul grande schermo interpretato. Io possibilmente sogno anche da me, ma comunque da chiunque abbia voglia, per creare più spazio e non soltanto per scalpitare, perché in fondo è un po' quello che noi donne facciamo, avendo poco spazio a disposizione, scalpitare per quel poco che ci viene consentito. Ecco, fondamentalmente questa è l'idea. Io non lo so se ho molto tempo a disposizione, però i concetti principali che volevo far passare erano questi. Chiaramente per me la parola identità, la parola vocabolario, ho visto una delle panchine rosse qui in Toscana, la frase che mi aveva colpito era stata la violenza e mancanza di vocabolario. Credo che riformarlo, il round table è una di queste cose, dare la parola, creare il vocabolario, credo che sia forse il tema che fin da piccola mi ha sempre un po' accompagnato, e nel lavoro, nella mia esperienza lavorativa. La prima violenza che subiamo è proprio questa, è quella di non avere abbastanza parole a disposizione, di non avere modo di esprimerci, lo spazio di esprimerci. Ecco, spero di essere stata esaustiva. Io non mi fermerei mai, avrei tantissime altre cose, degli appunti lunghissimi, ma mi dilungherei probabilmente troppo, quindi mi fermo qua.
Cristiana, grazie, sei stata chiarissima e ti auguriamo chiaramente di vederti interprete di uno di questi script del cuore, di modo che tu possa continuare a lavorare su questi temi. Grazie mille. Lascerei intanto la parola alla dottoressa Doretti, che è riuscita a collegarsi con noi, che come dicevo prima è la responsabile della rete regionale Codice Rosa della Regione Toscana, che in questo momento rappresenta una buona prassi in Italia di, diciamo, chiamiamolo primo pronto soccorso per le donne che sono vittime di violenza. Prego, dottoressa. Grazie, grazie ancora, grazie a tutto lo staff di Europe Direct, ringrazio i nostri lettori, col rettore Frati infatti ha ricordato, abbiamo dato l'avvio, siamo già alla terza edizione del Master di Codice Rosa proprio a Siena e quindi il mio cuore ghibellino batte forte oggi in particolar modo anche per questa bellissima occasione che mi avete dato. Oggi è un giorno particolare e proprio oggi è bello raccontare insieme cos'è stata la storia un po' di Codice Rosa, che non è rosa colore, ma è una rosa bianca e quindi è un simbolo europeo molto forte. La rosa bianca sempre, insomma, basta ricordare il bouquet di rose bianche che ormai da centinaia di anni viene posto alla Torre di Londra nel giorno del 19 maggio per l'uccisione di Anna Bolena o i ragazzi di Berlino della rosa bianca, quindi è un grande simbolo. Perché come vedrete all'interno di Codice Rosa, che è una rete del sistema sanitario nazionale ormai, abbiamo il percorso per le vittime di violenza di genere, per le donne, per le bambine, bambini che accedono in pronto soccorso, ma abbiamo anche il percorso per le vittime dei crimini di odio. E questa è in una luce molto, molto europea. Però vediamo, ecco, prenderò qualche minuto per ripassare insieme, rivivere insieme dei momenti che hanno visto la nostra città, la nostra azienda sanitaria e la Regione Toscana muovere i primi passi ormai 10 anni fa. Se possiamo andare avanti con le slide, grazie. Devo andare io? Eccolo qua. Sì, la prima foto, forse quella che avete visto passare, è proprio. Sì, io avevo, come vedete, gli anni passano, ero mora, ma non importano i volti, anche se è molto bello ricordarli oggi. È un po' il senso di Codice Rosa, questa squadra istituzionale, fatta quindi tante divise, tanti sguardi diversi, ma che vanno verso un unico orizzonte. Quindi fu questo poi l'inizio di Codice Rosa. Cercare anche come Stato, come diciamo il sistema sanitario nazionale nella sua parte più oscura, quella anche del pronto soccorso, dell'emergenza-urgenza, di porre uno sguardo diverso di fronte alle donne che accedevano in pronto soccorso e di farlo in squadra, profondamente insieme, che è una cosa diversa da fare un protocollo d'intesa e mettere qualche firma. Vuol dire vivere ogni giorno, fianco a fianco, tante istituzioni diverse, tanti mondi, fino a una squadra unica, indossando a pelle quella che è la divisa vera, quella dello Stato italiano. E farlo in una profonda simbiosi, in una rete che in Toscana, ma anche in tutta Italia, in tutto il mondo è storica, qua da noi è particolarmente forte, che è quella delle grandi operatrici dei centri antiviolenza, che da sempre sul territorio hanno tenuto accesa la luce anche quando forse c'erano nubi fosche altrove. Loro ci sono sempre state. E da loro forse è stato necessario imparare qualcosa che nei libri di medicina o nei libri del diritto non era ben esplicitato. La donna al centro, lo sguardo come ci ha detto anche le relatrici precedenti, quello sguardo senza essere giudicante. E non lo si fa solo il 25 di novembre, deve essere ogni giorno un impegno quotidiano. E questa era la squadra di 10 anni fa, vi devo dire, partì su Grosseto proprio perché io che mi occupavo allora, ero responsabile al materno infantile come anestesista rianimatore, fuori dall'Italia, in India, Nepal, nei paesi arabi, mi occupavo di violenza e pensavo che qua da noi le situazioni fossero migliori. Avevamo 2 casi in 3 anni, ad esempio sulla provincia di Grosseto. Nella stessa provincia la procura aveva però 60 fascicoli di violenza sessuale e le donne, le professioniste dei centri antiviolenza parlavano di 300 casi. E allora ci è voluto un atto di umiltà, ammettere
la testa, capire che anche se adottavamo le migliori procedure, qualcosa non andava bene. Possiamo andare avanti ed è stato, guardate, un qualcosa che è stato un... Sì, ecco, avete visto ad esempio anche prima, benissimo, abbiamo sempre avuto delle grandi reti, ma disorganizzate, quindi qualcosa non funzionava. Dovevamo essere ancora più uniti insieme e non ce l'aspettavamo, possiamo andare avanti. Voi pensate che in questa piccola provincia di 200.000 abitanti, da due case in 3 anni, il fatto di lavorare insieme quotidianamente, giorno dopo giorno, ha permesso nel 2010 un'emersione di 300 codici rosa in pronto soccorso. Nel secondo anno, con l'attivazione, ho sentito prima si parlava delle farmaciste. Bene, le sentinelle farmacisti sono eccezionali perché praticamente sul territorio, e questo lo dobbiamo alla nostra regione, alla nostra terra estremamente attiva, i sindaci, le categorie, pensate alle estetiste, sentinelle fortissime che riuscivano a dare uno sguardo, un sorriso, ma anche a tenere nei loro negozi, nei loro studi. I dentisti sono stati eccezionali in questo, le informazioni soprattutto sul centro antiviolenza. È proprio un passaggio culturale. Nel secondo anno 2011 a Grosseto 500 casi. È diventato, questa è un po' la storia con una freccia che abbiamo indicato, è diventato progetto regionale, voluto fortemente in tutti i pronti soccorsi. Progressivamente in tutti i pronti soccorsi della Toscana è arrivato codice rosa. Poi c'è stato un passaggio successivo, molto forte nel 2016, con la riforma sanitaria, non è più un progetto, è diventata una rete stabile. Cioè all'interno del pronto soccorso delle nostre aziende sanitarie abbiamo la rete per l'ictus, abbiamo la rete per l'infarto, abbiamo la rete di codice rosa. E rete è una modalità di lavorare insieme molto forte anche all'interno del sistema sanitario. Non è un problema di serie B. Qualcuno ha provato a dirlo in alcuni momenti. Io dal 2013 collaboro con vari ministeri, in particolare con quello della sanità, ma non solo. Tuttora sono su due tavoli e dal 2013 ho partecipato alla scrittura del piano nazionale contro la violenza. Qualcuno talvolta parla di questi come temi di serie B. Non lo sono. Non lo sono e io fra l'altro ringrazio, so che è collegata la dottoressa Sabrina Lelli, perché devo dire con un grandissimo coraggio, fa parte dello staff della dottoressa Mechi, lavoriamo quindi insieme in Regione Toscana e lavorare tutti i giorni su questa cosa vuol dire dare anche una grande forza alla rete. E proprio fra il 2016 e il 2018, quando noi eravamo rete, sono uscite le linee guida nazionali che sono in Italia, quindi sono diventate legge, e tutti i pronti soccorsi d'Italia, anche se non c'è un modello di codice rosa come il nostro, che è un po' un unicum perché per noi veramente è rete stabile, tutti i pronti soccorsi devono avere gli elementi, quelli che cosa avevano caratterizzato fortemente il cambiamento culturale. All'interno di ogni pronto soccorso, prima a Grosseto, poi in Regione Toscana e oggi in Italia, è obbligo avere un luogo dedicato, non riconoscibile, dove poter accogliere le vittime di violenza. E soprattutto deve essere fatto con un codice, lasciamo perdere il colore, ma immediato, per cui appena arriva una donna vittima di violenza, una bambina o una vittima di crimini di odio, deve essere accolta il prima possibile. E voi mi direte, ma è bastato questo? Forse sì, perché in Toscana dal 2012 ad oggi sono oltre 22.000 i casi seguiti di codice rosa. E finisce la freccia con quella strana sigla e permettete appunto di dirvi, abbiamo anche la dottoressa Lore Lorenzi, lo ricorderà, avevamo grandi progetti, possiamo andare avanti anche con la cooperazione internazionale, ecco queste sono le linee guida di cui vi parlavo, possiamo andare avanti. E questa è la definizione di codice rosa che vi ho già dato e che comunque è a vostra disposizione. La struttura, ma questo credo solo se avete poi interesse, insomma, potete cercarci nel sito della Regione Toscana. Avanti. Questi sono i casi di cui vi ho parlato. Avanti ancora. Ecco, queste erano i nostri, proprio un anno fa,
in questi giorni, parlavamo di quello che sarebbe stato il nostro 2020. Noi lavoriamo da tanti anni con l'America Latina, con il Brasile soprattutto e la Repubblica Dominicana e Haiti, in Europa con vari paesi. Tra poco, infatti, vi dovrò salutare, abbiamo anche un incontro con la Russia. E quindi ci saremmo spinti anche in modo più forte sull'attivazione di un attento 118, proprio per l'importanza, ad esempio, che sin dai primi momenti, i primi contatti, potessero trovare le donne, le bambine, i bambini, sin da subito, anche con le operatrici, gli operatori, i colleghi di 118, potessero trovare uno sguardo attento. E quello che conta, riprendo una parola che ha detto e le faccio i miei complimenti alla nostra attrice, il movimento MeToo, di cui tutti sentiamo fortemente di appartenere, ha parlato di sorellanza. E questa è una delle parole più belle, un valore grande. Io l'ho conosciuta nei paesi arabi all'inizio. Me la sono portata dietro in modo forte. E devo dire che in fondo Codice Rosa è stata una rivoluzione culturale, parlano una delle grandi rivoluzioni culturali della sanità, ma anche se gli aspetti forensi sono fondamentali e continuiamo a lavorarci in modo molto forte anche con vari paesi del mondo, la cosa più importante è stato quello che abbiamo imparato anche proprio dalle operatrici dei centri antiviolenza. Era quello sguardo non giudicante, quella sorellanza profonda, quel non vittimizzare ancora come stato delle donne, delle bambine, dei bambini che già avevano subito una grande violenza. Possiamo andare avanti e vi dicevo, è arrivato il Covid. È arrivato il Covid e dal 1 marzo noi siamo tutti in autoconvocazione permanente nella nostra azienda, tra l'altro proprio reperibili per le colleghe e colleghi di primo soccorso. C'è stato un momento di grande silenzio e le prime settimane sono sparite le donne, soprattutto sono spariti i bambini dal pronto soccorso, ma sono spariti anche dai telefoni del 1522, erano silenziosi. Ci ha molto preoccupato, abbiamo fatto una grande campagna a livello nazionale, regionale, ma anche locale e permettetemi di ringraziare chi dei giornaliste e giornalisti si è impegnato molto su questo e abbiamo cercato di abbattere in primis quella che è la più grande alleata della violenza, che è la solitudine che circonda le vittime, talvolta anche noi operatori. Ecco perché un momento come questo ci fa molto piacere da parte anche della dottoressa Lelli. Mio e della Lore Lorenzi e di tutte le referenti di Codice Rosa delle aziende sanitarie della regione, vi ringraziamo perché tutto questo ci fa sentire molto meno sole, non solo oggi, ma anche domani e dopodomani e quotidianamente. E quindi sono tornate le donne, e come pensavamo, e lascio al report che sono appena usciti, i minuti stanno scorrendo, quindi è solo un accenno, magari ci diamo appuntamento in un'altra occasione. Le donne sono tornate perché il Covid ha ucciso tante cose, anche tanti sogni, ma non ha fermato la violenza, anzi, è diventata una violenza talvolta vissuta in ancora più solitudine e silenzio. E quindi noi come Stato abbiamo una responsabilità forte, fortissima, ognuno nelle proprie funzioni, di essere uno Stato che accoglie, che ascolta. E un ringraziamento ancora ai centri antiviolenza perché anche durante il lockdown, nella nostra autoconvocazione permanente, voleva dire lavorare soprattutto di notte, e le assistenti sociali, i comuni sono stati preziosissimi in questo a livello soprattutto regionale, anche a livello nazionale non c'è stata questa forse mobilitazione così strutturata, ma Codice Rosa ha nelle sue caratteristiche anche il fatto di essere estremamente dinamico. E soprattutto vive di un lavoro quotidiano in cui tutti stiamo al pezzo e abbiamo cercato di affrontare insieme i casi, le situazioni che arrivavano, che erano tra le più efferate. Vedo l'ultima diapositiva, vedo che il tempo sta scadendo
E queste sono le informazioni che davamo, ma io credo sia necessario ricordare il 1522 che è attivo anche, possiamo andare avanti, che è attivo anche attraverso chat, non solo chiamata, e che nei pronti soccorsi, la rete di Codice Rosa c'è ancora, ci sono professionisti attenti ad ascoltare. E mi associo a quello che hanno detto anche nel mio saluto le relatrici precedenti sulla necessità della parola. La parola c'è una responsabilità quotidiana per chi soprattutto ha un ruolo ben preciso, ma questo vale per tutti, in ciò che si dice e ciò che non si dice, sia con lo sguardo che con la parola. Le parole possono essere delle pietre feroci che possono colpire e distruggere. Questa è una responsabilità di ciascuno di noi. Io vi ringrazio e scusatemi, credo di essere andata fuori di qualche secondo. Un No, abbraccio. è stata perfetta, professoressa Doretti, grazie mille. Tra l'altro, veramente un'iniziativa molto interessante, molto utile, principalmente per il nostro territorio. Sappiamo appunto, perché anche questo è stato uno dei dati emersi stamattina, che purtroppo la violenza sulle donne durante il periodo del Covid è aumentato, ma sono diminuite le richieste di aiuto, probabilmente perché le donne si sono trovate nella situazione di non riuscire a chiedere aiuto, perché in casa con i loro carnefici in un certo senso. Quindi ben venga iniziative come queste, sarebbe interessante appunto un trasferimento tra regioni ora di questa esperienza. Allora andiamo avanti, abbiamo ancora un intervento delle professoresse Anna Coluccia e della dottoressa Lore Lorenzi dell'Università di Siena, che ci parleranno invece della formazione come strumento di contrasto alla violenza di genere. Collegare. Perfetto, grazie. Può cominciare, dottoressa. Moltissimo gli organizzatori per aver dedicato questa giornata in maniera così profonda, ma con anche dei relatori, li conosco tutti, di grande spessore. Noi cercheremo di fare come professori universitari anche di dare un contributo, di fare la nostra parte a questo fenomeno, che fenomeno non è, ma che è un problema che ormai convive in maniera importante con lo status sociale, giuridico dell'essere donna, che convive con il genere. Prima di parlarvi del master, ne parlerà la mia assistente, la dottoressa Lorenzi, io voglio farvi un'introduzione e parlarvi di come sia importante sia la formazione in genere, soprattutto a livello anche universitario, ripeto che non solo, ma l'università deve fare e sta facendo la sua parte sulle problematiche della violenza di genere. Perché dico che è importante il ruolo dell'università? Perché quando noi universitari e quando l'università offre didattica, di fatto in contemporanea costringe proprio ad occuparsi anche in contemporanea di ricerca. La didattica non può essere disciunta dalla ricerca e dallo studio, è un tutt'uno. Quindi, a maggior ragione, era importante che, avendo avuto a portata di mano noi come Università di Siena, si è laureata a Siena, la dottoressa Lorenzi, ideatrice del Codice Rosa, anche noi come università facessimo la nostra parte attraverso la creazione di una formazione post laurea che abbiamo tradotto in un master. Questo master, ne parlerà approfonditamente Lore Lorenzi, vede protagonista la Regione Toscana, che non ha mai mancato di darci il suo contributo. La mia stessa, ovviamente, università la do per scontata, mi è stato vicinissimo il rettore Frati già dalla prima edizione, ma soprattutto anche l'azienda ospedaliera Università Senese ed il territorio. Io oggi vi voglio dare un dato che non è quello più conosciuto delle circa 91 donne
che sono state vittime di violenza durante già questo anno. E il lockdown, già è stato detto, ha amplificato il fenomeno proprio per la prossimità tra vittima e carnefice, ma addirittura ha ampliato altri fenomeni. E mi riferisco alla violenza assistita da parte dei bambini, che non pochi disturbi crea sul piano anche psicologico. Pensiamo alla sindrome post-traumatica da stress, che è legata, sindrome che noi stiamo approfondendo proprio a livello universitario, insieme con sia i miei collaboratori che con altri istituti sparsi di colleghi universitari in Italia. Quindi perché facciamo questo? Perché siamo convinti che a tutt'oggi questo fenomeno, nelle sue sfaccettature psicopatologiche e di carattere criminologico, sia tutto ancora moltissimo da studiare. Io lo ripeto sempre, non dobbiamo pensare che in questo campo abbiamo raggiunto veramente il nostro traguardo. Noi siamo all'inizio di un percorso che è diventato adulto perché la ricerca italiana, mondiale, europea, sono stati i finanziamenti, sono state la sensibilità delle università che ha contribuito a zoomare l'attenzione su questo argomento. Tra gli altri temi se ne parla poco. Però vi do un dato impressionante, che non solo quello delle 91 vittime, questo lo sappiamo tutti, ma nel mondo del lavoro, l'INAIL ora ci ha offerto l'ultima rilevazione epidemiologica. L'INAIL, che si occupa di infortuni, di malattie, eccetera, negli ultimi 5 anni, esattamente dal 2015 al 2019, ha registrato che su 2.000 infortuni denunciati, più del 60% sono infortuni che riguardano donne e sono infortuni che avvengono per aggressione terza sulla donna. Non soltanto in ambito domestico, quello di cui parliamo sempre, ma in ambito lavorativo. Quindi in ambito lavorativo l'essere donna comporta uno status straordinario di attrazione del crimine da parte di qualsiasi carnefice. La mia riflessione, dopo aver letto questi primi dati, che sono davvero impressionanti, voi pensate che il 60% degli eventi di infortuni dedicati e denunciati vede la donna protagonista. E nel campo della sanità questa percentuale aumenta fino all'80%. La donna che si spende nelle professioni sanitarie, la donna medico, la donna infermiera è ad altissimo rischio di aggressione. Quindi questo dato ci deve far riflettere su come la formazione e la ricerca devono sempre di più dedicarsi all'approfondimento delle varie forme di violenza. La violenza domestica, la violenza sul posto di lavoro sono problematiche altrettanto importanti. La violenza sulle donne anziane, maltrattate in famiglia, altro problema molto importante. Quel legame che unisce la madre ha propri figli, in certe situazioni può trasformarsi in una sorta di passepartout a picchiare una donna che a 80 anni non ti vuole dare la sua pensione, perché dalla madre bisogna avere tutto. E quindi si tratta di rinnovarsi anche culturalmente. La vera sfida sarà questo salto antropologico in cui non dobbiamo più parlare di violenza, sulle donne e ogni volta dare questi numeri quasi e ci stupiamo. Noi dobbiamo evitare ora di stupirci ed essere sempre più impegnate, non arrabbiate, che è un'altra cosa, impegnate in questo campo. Vi do un'altra pillola che mi rincuora. Sempre la Commissione Sanità del Senato ha presentato un decreto legislativo per la creazione di un osservatorio statistico proprio per darci dei numeri sulla violenza sulle donne, sia in campo domestico che in campo lavorativo o in altri settori. Un'ultimissima, e poi cedo la parola alla Lorenzi che vi parlerà in particolare dell'importanza culturale di questo ponte straordinario che è il Master, è che
Io sono criminologo clinico, noi studiavamo sempre i delitti, studiamo dei delitti, studiamo anche, diciamo, gli aspetti fenomenologici. Ebbene, sempre di più i delitti, l'omicidio è in ambito domestico, sempre di più l'ambito domestico e la violenza, l'omicidio sulla donna, che sempre di più statisticamente si evidenzia all'interno di queste statistiche. Io adesso non vi do i numeri, ma voi pensate che fino a qualche anno fa si parlava del 30%, ora abbiamo abbondantemente superato, perché è cambiata anche l'epidemiologia dei delitti. Oggi la mafia, che è la grande protagonista della criminalità omicidiaria, sempre di più cede il passo ad altre tipologie di azioni criminali, perché l'omicidio attrae molto l'attenzione e quindi sempre di più noi troviamo omicidi passionali, omicidi di vicinanza, vittima e carnefice. Quindi io ringrazio le università italiane, ringrazio la mia collega e amica Ladoretti con cui abbiamo messo su questa splendida iniziativa e cedo la parola alla mia collaboratrice, professoressa Lore Lorenzi. Sì, grazie, dottoressa Lorenzi, prego. Vi chiedo cortesemente di stare nei tempi perché volevamo lasciare un po' alla fine del tempo per il dibattito. Certo. Va bene? Allora, Grazie. buonasera a tutti, grazie della possibilità che è stata offerta dall'Università di Siena, dal Centro Europe Direct, anche nella sua costola siciliana, se ho capito. Grazie a tutti, alle persone che stanno intervenendo e che hanno partecipato. Il senso del nostro intervento era quello appunto di mettere in luce in particolare l'importanza della formazione in ambito universitario sul tema del codice rosa e della formazione dei professionisti che a vario titolo sono coinvolti nella rete regionale Codice Rosa. Perché si parte da una considerazione che è quella derivante dall'esigenza e dall'urgenza di attivare una formazione che è professionalizzante e specializzante in maniera di prevenzione e contrasto alla violenza. Esigenza che noi possiamo riscontrare nelle normative sia internazionali, europee, nazionali e regionali. Facciamo riferimento in particolare alla Convenzione di Istanbul che riconosce l'importanza della ricerca, della formazione sia per gli studenti che per i professionisti e della terza missione del contrasto al fenomeno della violenza. Nello specifico l'articolo 15 della Convenzione di Istanbul fa uno specifico richiamo alla necessità di attivare percorsi di formazione rivolti a figure professionali, promuovendo una gestione globale e integrata degli interventi. La rete regionale Codice Rosa, che è stata illustrata dalla dottoressa Vittoria Doretti, che è stata appunto l'ideatrice, prevede appunto la sinergia di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti, la rete regionale con i professionisti sanitari, la sinergia di tutti i centri antiviolenza, le forze dell'ordine e la magistratura. Comunque, a Siena abbiamo deciso appunto in collaborazione appunto con la rete regionale Codice Rosa di avviare questa esperienza formativa che è per questo anno accademico 2020-21 alla terza edizione. Le iscrizioni infatti si chiuderanno il 15 gennaio 2021. Le due edizioni precedenti hanno avuto davvero una grande soddisfazione da parte dei professionisti discenti e dei professionisti in qualità di docenti. Le aree tematiche, le aree disciplinari del master universitario che è sviluppato in convenzione come master executive tra Università degli Studi di Siena, azienda
USL Toscana Sud-Est e azienda universitaria ospedaliera senese. Le aree disciplinari sono quelle appunto dell'area giuridica, l'area medica, l'area clinica, l'area dei servizi, e vi è una importante attività di analisi giurisprudenziale e di casistica proprio in tema di violenza e maltrattamenti in famiglia. Il master in codice rosa prevede anche un'attività di stage da parte dei discenti. Per questo anno accademico, grazie ad uno sforzo anche dei nostri uffici, in particolare appunto dell'ufficio formazione post laurea dell'università, siamo riusciti anche in tempi veramente brevissimi, proprio in ragione dell'emergenza anche dettata dalla pandemia da Covid, ad aprire a tutte le lauree, perché in tal senso andavano le richieste provenienti non solo dalla regione Toscana, ma anche da tutta Italia, perché la frequenza è aperta appunto ai professionisti sanitari a vario titolo, quindi medici, infermieri, ostetriche, ma anche assistenti sociali, giuristi, avvocati, provenienti appunto anche da altre regioni italiane. Un'attività, come dicevo appunto, importante viene svolta proprio grazie ad una grande collaborazione tra i vari professionisti coinvolti. Quindi in questo anno accademico noi pensiamo di affrontare, oltre alle aree disciplinari che ho appunto evidenziato, anche di dirigere la nostra attenzione su altri due grandi temi, in considerazione anche dell'evoluzione normativa, ovvero di approfondire la tematica importantissima dei crimini d'odio. Sappiamo del resto che recentemente è stata varata la legge appunto contro l'omotransfobia. E un'altra grande tematica, oltre a quella dei crimini d'odio, è chiaramente tutta la tematica dell'aggiornamento nell'ambito appunto giurisprudenziale, appunto della violenza contro le donne e dei maltrattamenti in famiglia ed anche della violenza assistita. Naturalmente i docenti del master sono professionisti sanitari e non della rete regionale Codice Rosa, ma anche giuristi, esperti, avvocati, magistrati e gli esperti dei centri antiviolenza. Le prime due edizioni sono state delle edizioni partecipate, che hanno consentito di svolgere un'attività didattica in presenza molto importante, incentrata sia sull'aspetto dell'inquadramento fenomenologico dei vari argomenti, ma soprattutto un'attività anche pratica, essenziale nel momento appunto in cui si deve procedere alla presa in carico della vittima di violenza. Per cui continueremo su questo solco, appunto approfondendo però anche altri temi di notevole interesse. Quindi ringrazio tutti, spero di essere stata nei tempi e rimango nel caso che vi siano delle domande. Sì, grazie dottoressa Lorenzi. Allora, sì, ci sono moltissime domande, la nostra chat partecipanti è stata veramente molto vivace in questo periodo, in questa ora, quindi diciamo che risponderemo alle domande alla fine di tutti gli interventi. Ora abbiamo un ultimo intervento da parte della dottoressa Federica Di Sercina, che è un'esperta di politiche europee dello Europe Direct Siena, e subito dopo il suo intervento diamo spazio alle domande. Grazie. Buon pomeriggio a tutti e a tutte.
Vi ringrazio di questo evento. Come ha detto in apertura il magnifico rettore, il professor Frati, sono diventate sempre più importanti le celebrazioni per il 25 novembre. E del resto la giornata internazionale contro la violenza sulle donne è stata istituita ormai più di 20 anni fa, nel 1999, dall'ONU, appunto per ricordare il sacrificio delle sorelle Mirabal nel contrasto alla dittatura, appunto, nella Repubblica Dominicana. È vero che negli ultimi tempi le celebrazioni, appunto, sono sempre più sentite, però anche leggendo via via quello che viene scritto nella chat, come è stato detto poc'anzi, la chat è molto dinamica, è molto attiva. Sono fermamente convinta che oltre alle celebrazioni ci sia bisogno proprio di quello che stiamo facendo oggi, e cioè formazione su questi temi. La formazione su questi temi diventa, come dire, centrale, e come dire che il 25 novembre, insieme ad altre date, possa saldare, mi riferisco all'8 marzo, ma mi riferisco anche alla giornata internazionale per la protezione dei diritti umani, il 10 dicembre, ma anche al 17 maggio, che è la giornata internazionale contro l'omofobia. Possiamo, come dire, saldare come Europe Direct, come Formit, appunto un calendario di eventi sul tema dei diritti che sia, appunto, non soltanto celebrativo, ma proprio come stiamo facendo oggi, sia formativo, perché siamo convinti che, appunto, sui temi della formazione, sulla formazione su questi temi sia, ecco, centrale, e ci sia davvero bisogno. Oggi io ho analizzato, studiato per molto tempo quella che è la politica di pari opportunità dell'Unione Europea, della Comunità e poi Unione Europea, e la lotta alla violenza di genere è divenuta a partire dagli anni Ottanta uno dei pilastri della strategia, appunto, dell'Unione Europea in materia di pari opportunità. Oggi il documento di riferimento è, appunto, la strategia per la parità di genere 2020-2025, e in questo, appunto, documento la lotta alla violenza di genere è sicuramente un pilastro importante. Viviamo da un punto di vista della rappresentanza di genere a livello dell'Unione Europea per la prima volta una presidente donna, Ursula von der Leyen, dal 1952, anno in cui è entrato in vigore il Trattato CETA, e poi nel 58 il Trattato di Roma, nessuna donna aveva mai presieduto, appunto, l'alta autorità e poi la Commissione Europea. E la, appunto, Elena Dalli è la commissaria all'uguaglianza, in cui, appunto, nella sua audizione al Parlamento europeo ha detto: il XXI secolo deve essere il secolo, appunto, delle donne, della parità di genere. Il documento, la strategia 2020-2025, ha però delle origini molto molto radicate nella storia dell'integrazione europea, della comunità, poi Unione Europea. E questo perché, appunto, fin dalle origini, volevo ricordare che fin dalle origini dell'integrazione europea, del processo di costruzione europea, c'è stato un interesse della comunità unione al tema, la cosiddetta questione di genere. Siamo partiti, appunto, con una norma molto ristretta ma importante, che è quella della parità salariale tra uomini e donne, inserita nel Trattato di Roma del 1957. Era un principio che era stato sancito per la prima volta dopo la Prima Guerra Mondiale, ma oggi la disparità salariale tra uomini e donne è ancora del 16%. Quindi è un tema ancora molto, come dire, molto importante all'interno della strategia dell'Unione Europea.
le direttive comunitarie negli anni 70, a partire dagli anni 70, che hanno cercato di affermare il principio della parità tra uomini e donne nel mondo del lavoro. E poi, a partire dagli anni 80, con i programmi d'azione, il tema si è ampliato a quella che è la condizione della donna, appunto, non solo nel mondo lavorativo, ma anche nel mondo della politica, nella sua dimensione, diciamo, in tutte le sfere della società. E non a caso è del Parlamento europeo la prima risoluzione contro la violenza di genere, è del 1986. Il Parlamento europeo in questa risoluzione fa riferimento in modo particolare alla violenza di genere sul luogo di lavoro, quindi perché la sfera, diciamo, lavorativa è sempre stata appunto la sfera centrale delle politiche di pari opportunità. E poi negli anni 90, con il gender mainstreaming, si è affermato il gender mainstreaming, che è l'idea di appunto rispettare il principio delle pari opportunità in tutte le politiche europee, quindi un principio trasversale. La conferenza mondiale di Pechino, quindi il ruolo anche che ha giocato l'ONU in questo percorso importante, e non a caso appunto le parole chiave di Pechino sono i diritti delle donne, sono diritti umani, empowerment e gender mainstreaming. Quindi in assicurare il rispetto appunto delle pari opportunità in tutte le politiche e in tutti gli aspetti della vita delle donne. Questi sono gli ultimi dati europei, appunto sono dati relativi, sono dati contenuti nella strategia, riferiti nella strategia 2020-2025, quindi dati molto, molto recenti, e appunto il gap salariale del 16%, la presenza delle donne sul mercato del lavoro oggi è del 67% contro un 78%, il lavoro di cura non retribuito grava ancora molto sulle donne per il 75%, quindi il tema della conciliazione. La presenza delle donne nelle posizioni apicali è ancora molto, molto bassa, e anche nelle istanze rappresentative, quindi nei parlamenti. Nel Parlamento europeo siamo al 39%. Questo appunto è l'indice della parità di genere, a quale è stato fatto riferimento anche in apertura. Se, come dire, il gap tra uomini e donne continua a colmarsi con questo ritmo, dobbiamo aspettare ancora 60 anni per far sì appunto che una piena parità tra uomini e donne possa realizzarsi. Il tema della violenza, i numeri della violenza: il 33% delle donne appunto ha subito delle violenze fisiche o sessuali, il 22% delle donne ha subito violenza ad opera del proprio partner, e poi c'è il tema appunto anche delle molestie sessuali online. Rispetto di recente, la Commissione europea ha pubblicato un documento che mette in relazione la violenza contro le donne e l'indipendenza economica. Perché appunto l'indipendenza economica e quindi la piena integrazione delle donne nel mercato del lavoro è sempre stato un pilastro delle politiche dell'Unione Europea, anche per garantire, come dire, per contrastare la violenza di genere. E qui ho in questa slide l'immagine di Virginia Woolf, che è appunto la scrittrice che nel suo celebre romanzo Una stanza tutta per sé ricordava come, se una donna appunto voleva scrivere romanzi perché lei voleva scrivere romanzi, doveva avere una stanza tutta per sé e 500 sterline al mese. Quindi c'è un nesso molto forte tra indipendenza economica e violenza di genere. Come mostra questa slide, appunto, le donne che hanno un reddito che consente di vivere con difficoltà, con grande difficoltà, sono più esposte appunto al rischio di violenza. Il coronavirus, è stato detto più volte nel corso di questo incontro, ha visto le donne in prima linea e ha
visto anche come l'ondata, diciamo, di violenza di genere è sicuramente aumentata. Nella nostra Unione Europea, dove sicuramente un luogo dove in molti paesi le politiche di genere sono molto avanzate, ma siamo anche in presenza di paesi come la Polonia, ad esempio, e l'Ungheria, dove non solo lo Stato di diritto, appunto, è in questione. In Polonia, ad esempio, la legge sull'aborto minaccia gravemente, appunto, i diritti fondamentali delle donne. In Ungheria, anche in Polonia, appunto, non è stata ratificata la Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne. In Ungheria Orbán ha affermato che è una convenzione che, sancisce o in qualche modo promuove la cosiddetta ideologia gender e potrebbe aumentare l'immigrazione illegale. Quindi all'interno dell'Unione Europea, dove queste politiche così avanzate fin dagli anni, in qualche modo dagli anni 70, sono ogni giorno appunto messe in discussione. Eppure, questi insomma sono i principi di parità, sono ben sanciti nei trattati. Il trattato di Lisbona, lo ricordo, è il trattato sul quale si fonda oggi l'Unione Europea, e il principio della parità tra uomini e donne è ben appunto precisato. Se nel trattato di Amsterdam, quindi negli anni 90, la parità era un obiettivo, con il trattato di Lisbona è un vero e proprio principio fondamentale, un valore sul quale si fonda l'Unione Europea. Quindi riconoscere che gli stati, far parte dell'Unione Europea, significa condividerne i valori sui quali si fonda. Il Trattato di Lisbona ha anche dato forza cogente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dove la parità, il principio di non discriminazione, la parità tra uomini e donne sono appunto sanciti. Alcuni degli strumenti che oggi l'Unione Europea ha a disposizione per contrastare la violenza di genere: la direttiva del 2012 del Parlamento e del Consiglio, che istituisce appunto norme minime in materia di diritti, di assistenza e di protezione delle vittime di reato, quindi che cerca di assistere e di garantire una protezione alle vittime di violenza. Ed è uno strumento normativo, uno strumento giuridico sicuramente importante. I progetti che vengono supportati, nazionali e transnazionali, che vengono supportati attraverso i programmi di finanziamento dell'Unione Europea. Perché stanno scorrendo le slide? Scusate, cercherò di concludere. Vedo che il tempo scorre, ma ecco, volevo soltanto fare mettere l'accento su quelli che sono gli strumenti dell'Unione Europea, quindi i programmi di finanziamento, l'Unione Europea che cercherà di aderire alla Convenzione di Istanbul, e sicuramente la lotta, appunto, la raccolta dei dati, che è molto importante sulla violenza di genere, perché attraverso i dati possiamo acquisire una maggiore consapevolezza dell'entità del fenomeno, e la lotta agli stereotipi di genere è sicuramente un elemento importante che è stato messo in luce. C'è bisogno di educazione alla parità nelle scuole. Sicuramente quello di contrastare gli stereotipi di genere fin dalla più tenera età, e qui consiglio a tutti quanti i partecipanti la lettura di questo libro storico di Elena Giannini Belotti, Dalla parte delle bambine. Sicuramente quello di contrastare la pubblicità sessista. Quindi tutti questi sono tasselli importanti nella lotta alla violenza di genere. E ricordo infine il movimento delle Nazioni Unite, che è anche molto supportato dall'Unione Europea, He for She, e che ricorda l'importanza del coinvolgimento degli uomini nella lotta alla violenza di genere.
Io vi ringrazio, mi scuso se ho corso un pochino e se avete voglia di approfondire questo argomento, suggerisco l'Europa delle donne, un volume nel quale ricostruisco appunto la politica di pari opportunità dell'Unione Europea. Grazie a tutti e a tutte. Grazie mille, dottoressa Sarcina. Di Sarcina è stata nei tempi, devo complimentarmi perché avevamo previsto di finire alle 16:40 con gli interventi e sono le 16:40. Veramente avete fatto un miracolo oggi, grazie mille. Io ho visto qui un pochino di domande e considerazioni in alcuni casi che volevo riportare. Abbiamo Pasquale Dario Titone e questa è una domanda proprio per la dottoressa Di Sarcina. Quali saranno, secondo lei, le ricadute di Next Generation EU sulla parità di genere? La presidente Ursula von der Leyen affermava durante il Women's Forum Global Meeting del 2020 che il piano di ripresa Next Generation EU potrà realizzare una vera ripresa solo se le donne godranno delle stesse opportunità degli uomini. Lei è d'accordo con questo detto? Sì, ringrazio per questa domanda. Sì, questo è in dubbio. La ripresa economica, ci sono numerosi studi anche economici che lo dimostrano, un aumento del lavoro delle donne, una piena partecipazione delle donne nel mondo del lavoro è fondamentale per una ripresa dell'economia in generale. Questo è stato messo in luce anche in un libro che consiglio di Maurizio Ferrera, Il fattore D, perché il lavoro delle donne farà crescere l'Italia, ma a livello generale mette in luce come la cosiddetta womenomics, l'economia delle donne porta a appunto a un aumento percentuale del PIL e quindi a una ripresa generale della società. Quindi non Perfetto, grazie mille. Sì, perfetto. Ora invece abbiamo una domanda per la dottoressa Doretti, se intanto la professoressa Doretti può avviare la webcam e il microfono. Allora, una collega Vincenza Delia chiede, negli ultimi 4 anni sono diminuiti i finanziamenti a livello nazionale per le reti delle donne e questo ha messo in difficoltà gruppi e reti presenti da anni sul territorio, a meno che in Toscana le istituzioni locali e regionali si siano mosse in maniera diversa. Come replica Sì, questa non c'è una domanda? replica, anzi, in tutte anche le interviste di questi giorni, come sempre, per me ha un grido forte quello di sostenere i centri antiviolenza, proprio perché chi lavora sul campo sa quanto siano le loro azioni importanti. Devo dire che appunto lavorando anche nel tavolo tecnico del Ministero, questo ovviamente ci sono anche centri antiviolenza, è un tema essenziale. Ricordo che sono stati dati dei fondi che poi arrivano o non arrivano, però proprio anche per l'emergenza Covid, per le azioni che avevano fatto i centri antiviolenza, sono stati dati dei finanziamenti. In Regione Toscana, devo dire, un gruppo molto attento, anche regionale, ha dato dei finanziamenti aggiuntivi. Indubbiamente bisogna fare molto di più e concordo con quello che ha detto la collega che è presente, assolutamente. Dobbiamo essere ancora più presenti con strumenti molto molto forti. In Toscana ci sono varie sperimentazioni di collaborazione, però indubbiamente, ecco, diciamo noi eravamo stati come comitato tecnico molto severe nel dire che anche da parte delle associazioni dei centri antiviolenza non volevamo più che venissero dati dei finanziamenti a pioggia, ma su progetti forti, concreti, quindi non a pioggia, ma in modo oculato e soprattutto non in modo limitato, ma dando dei finanziamenti che permettessero un concreto sostegno. Quindi assolutamente d'accordo e è un qualcosa che noi ripetiamo in tutte le sedi in modo molto forte, anche come Stato, come tra virgolette. Quindi concordo pienamente su questa osservazione. Perfetto, grazie mille per questa risposta. Invece ora chiediamo a Cristiana Dell'Anna di collegarsi lei perché c'è una domanda per lei.
da parte di Vita Erika Nimbio. La violenza è mancanza di vocabolario. Dottoressa Dellano, desidero chiederle se ancora nel 2020 il fatto di non avere lo spazio di esprimersi sia il problema della parità di genere e quali potrebbero essere le soluzioni migliori per eliminare dal vocabolario la parola violenza. In parte avevo cominciato a scrivere nella chat. Mi sembra che sia sbagliato pensare di voler cancellare una parola, piuttosto che invece sottolinearla e analizzarla per capirla. Quindi io penso che in un vocabolario il vocabolario si debba arricchire e non snellire. Quindi una parola come violenza va capita, anzi sottolineata. Ora, il fatto che manchi la parola alle donne in questo senso, sì, io credo sia parte del problema, assolutamente. Dunque, la volevo prendere la domanda perché io poi purtroppo... La trova nel box domande. Ah no, l'ho tolta. No, eccola qua, l'ho ritrovata io. Quindi sì, è assolutamente parte del problema. Io ricordo una delle lezioni più importanti della mia formazione, e senza saperlo il professor Umberto Galimberti è stato una mente, come dire, è stata una persona, una figura che mi ha formata tanto. Mi ricordo che parlava dello spazio che bisogna crearsi affinché l'emancipazione dello studente, del ragazzo rispetto al genitore, comunque della figura di una figura che si deve emancipare, che si deve autodeterminare, come si debba creare uno spazio se non esiste affinché la propria virtù venga realizzata. Per me questo è stato una sorta di, come dire, di lampadina che ha acceso, ha fatto luce anche su una questione come quella della discriminazione di genere. Se non abbiamo uno spazio per confrontarci, faccio un esempio banalissimo. Vedo la differenza fra i gruppi WhatsApp, dico per dire, che oggi sono un metodo di comunicazione utilizzatissimo, la differenza tra i gruppi WhatsApp di mio marito e i miei. Io, il confronto che mio marito ha, politico, sportivo, dei fatti di cronaca contemporanea, di tutto ciò che riguarda la vita socio-economica, politica in cui viviamo, i confronti che ha lui numericamente, qualitativamente, sono nettamente maggiori rispetto a quelli che riesco ad avere io con le mie amiche, ok? Questo è un esempio banalissimo, ma se stiamo parlando di emancipazione femminile, dobbiamo vederla chiaramente a tutti i livelli. Se non esiste spazio anche in questo senso di confronto, se non si educa anche soltanto alla lettura dei quotidiani. Io, per esempio, parlo dal punto di vista di una persona che ha scelto un percorso come quello artistico, ok? Di formazione artistica. Il mio risveglio, e qualche volta ne ho parlato con giornaliste amiche che in effetti hanno qualcosa in comune con quello, almeno la mia generazione, il mio risveglio è stato estremamente tardi. Cioè, io ho cominciato a leggere i quotidiani quando sono andata via, per esempio, dall'Italia, cosa stranissima. È vero, io probabilmente, se fossi nata in Toscana, che è una regione che amo ed è estremamente all'avanguardia, probabilmente la mia storia sarebbe andata in maniera diversa, però se stiamo parlando di differenze dobbiamo tenerne conto. Lo spazio è questo, lo spazio che ci dobbiamo creare e che dobbiamo condividere, e lo si fa con iniziative, ecco, come questa è uno questo è uno spazio di confronto, è uno spazio in cui la parola riesce a trovare forma, riesce a trovare confronto da donne a donne. Non so se sono stata abbastanza esaustiva in questo senso. Sì, sicuramente, grazie. Passiamo, penso, ormai all'ultima domanda, che vediamo chi si sente di rispondere. Allora, Maria Martino ci dice: le donne sin dall'inizio dei tempi hanno sempre subito violenze di ogni genere. Proprio perché le caratteristiche della donna sono più a largo spettro rispetto al genere umano, a partire dalle qualità meramente genetiche, proprio a livello di DNA più complesso, ma anche per tutta una serie di caratteristiche elevate rispetto a quelle dell'uomo. Ritengo che ci voglia più unione tra donne e che dimostrino le qualità più conformanti rispetto a questi tempi.
Chi vuole rispondere? Cristiana, vuoi rispondere tu o vogliono Ma intervenire forse altri solo, aggiungo solo allenatori? una cosa. Io trovo che sia sempre troppo riduttivo parlare di identità o di qualità meramente genetica a livello di DNA. Cioè, trovo che sia veramente riduttivo. Cioè, se si vuole creare, classificare un'identità in base alla sua natura, allora stiamo facendo dei passi indietro. L'identità è data non soltanto da elementi biologici ed è il ruolo naturale che possiamo avere ai fini della riproduzione o non so, del passaggio di informazioni genetiche storico, ma il ruolo sociale è una cosa, credo, un po' diversa, che sia caratterizzato non da ciò che è naturale, ma dal diritto di potersi autodeterminare. E quello viene soltanto attraverso dei provvedimenti sociali, di uguaglianza sociale, che devono capire, probabilmente dobbiamo capire meglio anche noi donne, ma sicuramente devono capire gli uomini. Rubo le parole di un'altra persona che mi sta particolarmente a cuore, Monio Vadia, che un giorno mi disse: le donne hanno già capito il loro valore, lo devono capire adesso gli uomini. A distanza di tempo, credo che Monio Vadia abbia centrato, ma non del tutto, il problema, perché anche noi donne, se diciamo cose come il nostro valore genetico, allora forse non abbiamo es esattamente colto qual è il problema. Sì, è vero. Vedo che la dottoressa Coluccia vuole intervenire, ma avevo visto però in video anche la professoressa Doretti. Se volete intervenire, attivate la webcam, il microfono e, come direbbero in Inghilterra, the floor is yours. Volevate intervenire? Anna, vai, vai pure, Anna. Sì, io vado, ma mi vedete? Sì, ti vediamo. Sì? Ma io spero che l'approccio a cui si riferiva la domanda non sia di carattere cosiddetto neopositivismo, per dire quella cultura già superata lombrosiana. La donna non è predefinita da un codice genetico. Diciamo che è la vera forza della donna, dell'uomo, è la loro differenza. Ed è la parola differenza che a me piace citare in questa sede, e non parlare quasi di una predestinazione in un ruolo. Quello che ho detto fino al principio vale anche adesso, è una questione semplicemente di carattere culturale. Culturalmente ci siamo trovate per tutta una serie di situazioni, qui dovrei fare tutta considerazione di carattere giuridico, ma ve la faccio subito tanto per giocare. Voi pensate che fino al codice del 1930, il codice di diritto penale, addirittura contemplava ancora che il matrimonio fosse una causa di giustificazione non solo della pena ma anche del reato. Voi pensate come lo stesso concetto di famiglia all'Italia rimanga ancorato ad un concetto di carattere canonistico, dove è stato per anni, ora ci sono state molte modificazioni, se è ben chiaro, ma dove per dirvi la nascita. Dove addirittura il matrimonio, giustamente secondo la dottrina ecclesiale, secondo la teologia cattolica, il matrimonio è un sacramento come tale inscindibile. Beh, esattamente questa, questo fatto è stato tradotto in termini giuridici a livello legislativo. Ecco perché dico l'importanza della legge e l'importanza per cui ho voluto citare come abbiamo dovuto aspettare nel 2020 un decreto legislativo della Commissione di Sanità, che speriamo diventi legge, per poter arrivare alla costruzione di un osservatorio epidemiologico di ricerche sponsorizzate a livello nel settore dell'infortunistica sul lavoro, che vede le donne, ripeto, protagoniste. Il problema non è di carattere genetico, quindi lasciamo perdere Lombroso, che pure è stato un grande psichiatra forense, ma che è ovviamente datato a quel periodo storico. Noi dobbiamo contestualizzare il nostro pensiero. La donna deve fare molti passi in avanti e lo stesso deve fare passi in avanti l'uomo.
Io non amo parlare per slogan, ve lo dico subito, se c'è una cosa che detesto è quando si parla per slogan, per frasi fatte. Noi dobbiamo sempre non abdurare all'esercizio della critica e del ragionamento. Io dico questo, che tocca, visto che siamo diventate adulte, tutte noi, la mia generazione, io lo ricordo sempre, quella che è scesa in campo con il movimento femminista, quella che è, diciamo, è reduce della seconda guerra mondiale, la figlia della seconda guerra mondiale. Io ho potuto votare, mia nonna ha lottato per la libertà e anche mia madre affinché potesse mia madre votare nel 48. Mia madre è nata nel 16, per dirvi. Quindi il problema è anche quello di insistere a livello legislativo, perché spesso è la cultura che spinge alla riformulazione giuridica di una legge, ma spesso le leggi nascono arretrate rispetto a quello che ormai è la mentalità adulta su questo fenomeno. Quindi è vero che noi abbiamo avuto una maggiore sensibilità in questi anni, ma voi considerate che il primo master in Italia che tratti le problematiche non solo del codice rosa, ma delle strategie di intervento nella presa in carico della vittima, è stato fatto all'Università di Siena, da Coluccia, Doretti, da tutti i miei collaboratori, fra cui proprio ormai diciamo la insostituibile Lolo Lorenzi, che si è anche lei innamorata di questa attività formativa post-laurea. Un'ultima considerazione. Io sono convinta, e chiudo, che quando io vedrò nei miei master non solo donne, e soltanto un uomo, ma tante donne, tanti uomini, allora incomincerò a dire che sono abbastanza soddisfatta. Ora non sono soddisfatta da un altro fatto. Io vorrei che le problematiche della violenza di genere, che sono argomento che è plurale per definizione, come ovviamente è complessa plurale la violenza nelle sue declinazioni, nella sua didascalia, potesse diventare sempre di più incisiva all'interno dei programmi didattici. L'ultimissima considerazione, scusate, è stato citato il linguaggio, le parole che mancano, ma prima di noi, lo ha detto nel 1900, prima degli anni 30, e lo cito sempre, un filosofo di metalinguistica, Wittgenstein, che diceva che spesso noi non abbiamo le parole per rappresentare un fenomeno. Noi esattamente abbiamo subito questo. Noi non abbiamo avuto le parole per rappresentare la fenomenologia, il fenomeno della violenza sulle donne. Oggi le parole ce le abbiamo e le dobbiamo usare. Oggi abbiamo dei concetti molto più chiari e li dobbiamo usare. Quindi oggi il vero sforzo sarà quello di tradurre in esperienza concreta, attualizzando ciò che ormai l'adulta ricerca, grazie a noi donne, criminologhe, sociologhe e tantissime donne anche economiste. Voglio citare la vicepresidente della Banca Mondiale, che già da circa più di 30 anni fa scrisse, da Bubinich, scrisse che parlò per la prima volta del costo della violenza sessuale sulle donne, sia in termini di costi diretti che costi indiretti. Però io vorrei che fossero adesso gli uomini sempre di più a intervenire, e non soltanto su momenti sporadici o per, diciamo, perché è politicamente corretto oggi intervenire sulle problematiche della violenza di genere. Ho finito. Grazie mille, dottoressa, perché ormai mancano 2 minuti, in automatico si chiude la piattaforma, quindi saremo tutti espulsi. Però volevo nuovamente ringraziare tutti i relatori per questi interventi che sono stati interessantissimi. Volevo ringraziare anche i partecipanti che hanno mostrato interesse verso questa iniziativa e quindi una sensibilità verso questo tema. Volevo ringraziare il mio staff che ha lavorato veramente in maniera forte per la buona riuscita dell'evento. E anche i due Europe Direct di Siena e di Trapani che ci sostengono in tutte le iniziative, e chiedendovi ancora una volta di restare collegati con noi perché abbiamo un
mente nel 2021 di organizzare ancora numerose iniziative su vari temi e ci farebbe piacere ospitarvi nuovamente sulle nostre piattaforme. Quindi vi ringrazio tutti e vi ricordo che tra qualche giorno sia la registrazione del webinar che le presentazioni, buonasera professoressa Dore, saranno disponibili sulla pagina dell'evento. Grazie a tutti, grazie anche a Cristiana Dell'Anna, a dottoressa Di Sarcino, a Katia Di Rienzo, a tutti i relatori, insomma, e ancora grazie al professor Montini e ad Angelita Campriani per averci proposto questa interessante iniziativa. Buona serata a tutti, arrivederci, alla prossima. Ciao, ciao. Ciao Angelita, ciao, ciao, ciao Marta.